Ciao! Allora, questo sarà un video in cui non mi mostro perché ho deciso di fare un video, finalmente il video sull'agenda, quindi lei sarà la protagonista e farò vedere solo lei, anche perché sono in uno stato pietoso, un po' con la gola che fa male, sono un po' raffreddata, un po' così, e quindi è meglio che non mi faccia vedere, ecco, per non terrorizzarvi. Però il video sull'agenda volevo farvela vedere perché è stato richiesto da moltissime e me l'hanno richiesto tante anche nei vari gruppi di cartoleria a cui sono iscritta, ecco, su Facebook. Quindi voglio appunto farvi vedere la mia agenda nello specifico. Ok, quindi questa è la mia agenda, è una Filofax o Filofax, come vogliamo chiamarla. L'ho presa su Amazon e questo è il modello personal, quindi è più piccola di una 5, che era l'agenda che avevo io prima, e è molto più, diciamo, portatile, si può mettere anche in borsa comunque questo formato, ed è una Saffiano nel colore raspberry, quindi questo viola fantastico a mio parere. È un'agenda appunto che si può utilizzare anche in borsa perché comunque le dimensioni sono compatte, e mentre invece la A5 mi rendo conto che è un'agenda soltanto da casa, ecco. Questa è appunto Saffiano, non è in pelle, è assolutamente finta pelle, e ha però la trama della pelle Saffiano, quindi questa trama un pochino diagonale, ecco. All'interno l'ho organizzata in questo modo. Allora, io sono una di quelle che decora tantissimo l'agenda, quindi se volete vedere un'agenda organizzata in modo, diciamo, professionale, questo video non fa per voi, nel senso che a me piace decorarla con gli sticker, con i washi tape, scrivere in modo colorato. Questo è il mio modo di decorare l'agenda, il mio modo di organizzarmi. Allora, iniziamo con farvi vedere che l'agenda ha da questo lato questa taschina dove all'interno si possono mettere delle carte e anche appunto io ho messo degli sticker. Questi sono degli sticker che ho preso da una ragazza sul gruppo Cartopazze o su Life is in Planner, qualcosa di simile, ma vi lascio comunque tutti i riferimenti qua sotto, anche del link di Amazon su dove è possibile acquistare l'agenda. Ha un costo all'incirca di 23-24 euro, quindi non è neanche così proibitiva. Questi appunto sono gli sticker, e sono degli sticker simpaticissimi, ve li ho già fatti vedere. All'interno appunto ci sono questi personaggini con i vari stati d'animo, il gattino, eccetera eccetera, non so se riuscirete a vederlo con il riflesso. Comunque sono cosine che io utilizzo sempre, che quindi ho in questa taschina in modo da averle a portata di mano. Poi da questa parte invece mi sono fatta fare da Giulia dei sample di washi tape, perché io ne ho qualcuno che ho preso da Tiger, ma volevo delle fantasie un pochino più carine, e quindi lei aveva un sacco di washi tape, ho acquistato da lei dei sample, quindi ora non so bene quanto è come metraggio, non me lo ricordo più, e lei mi ha plastificati e ha messo appunto questo supporto con i fori, dove poi io ho fatto i fori, e quindi ho i washi tape sempre a portata di mano, e questi sono veramente carinissimi. Ho messo poi una pagina iniziale che devo rifare perché l'ho stampata semplicemente su carta, invece voglio farla plastificata poi, dato che ora ho la mia fantastica plastificatrice. Ho messo una paginetta carina dove c'è scritto if found please return to, e ho messo il mio nome e cognome e poi i dati, diciamo, il mio indirizzo, la mail e il numero di telefono. Poi invece ho fatto questa taschina. Questa è una taschina di prova perché devo ancora capire bene come fare, però è un esempio appunto, presa di ispirazione sempre sui gruppi di Facebook. E ho inserito all'interno dentro tutti gli scontrini, ho messo poi l'etichetta fatta sempre con l'etichettatrice scontrini, e qui appunto inserisco tutti gli scontrini che devo tenere per un periodo, insomma, poi li vado a inserire in una busta a parte nel mio archivio dei vari scontrini, però tipo i capi che acquisto, così li metto qua dentro in modo tale che per il periodo appunto in cui si possono cambiare li ho a portata di mano e non li ho nel portafoglio, perché sennò li perdo. Non so se riuscirete a vederlo, comunque qua ho messo una pagina, è una pagina che ho stampato ed è praticamente il planner annuale ipotetico dei miei turni, dato che io lavoro appunto, faccio un turno diciamo con una ripetizione. Io faccio più o meno un planner su tutto l'anno su quali potrebbero essere i miei turni, poi ovviamente non è mai giusto questo, però almeno indicativamente so quando posso prendere, quando devo prendere ferie, in che giorni, eccetera eccetera. È un'idea, insomma, giusto per capire
se devo programmare le ferie estive, ad esempio, so già in che periodo programmarle per far consumare meno ferie, eccetera. Quindi è una cosa che ho fatto io, ma che ovviamente serve a me perché ho i turni, ecco. E poi passiamo alla parte proprio dell'agenda. Questo è il mio metodo di codifica. E questo praticamente è la mia leggenda, dove ci sono scritte tutti i vari simboli, cosa vogliono dire. Praticamente io con un quadratino, abbasso un pochino la luminosità, vediamo se riesco a farvi vedere meglio. Ok, allora praticamente con un quadratino io vado a fare i to do, a segnare le varie cose che io devo fare, e poi faccio appunto i task e i subtask, che sono praticamente, non so, devo fare le pulizie, qua scrivo pulizie e poi qua sotto metto bagno piuttosto che aspirapolvere, lavare i vetri, eccetera eccetera. Con il cerchietto invece segno gli appuntamenti e gli eventi con l'orario, ovviamente. Invece se ho, non so, dei pensieri, delle idee, delle osservazioni di quel giorno, vado a segnarle con un pallino. Mentre invece per quanto riguarda gli obiettivi completati, o non so, gli appuntamenti che ho già fatto, piuttosto che proprio i veri to do che ho realizzato, li vado o a colorare o a spuntare con un flag. Mentre invece se sono rimandati vado a mettere appunto una freccetta e poi vado a ricopiarli il giorno dopo, in modo tale che mi ricordo che devo fare ancora quella cosa, che quella cosa non l'ho fatta, ma mi devo ricordare subito di riscriverla perché il giorno dopo la devo fare, o se è stata rimandata un altro giorno la vado a riscrivere sul giorno in cui è stata rimandata. Poi un evento invece o una cosa che ho cancellato la barro, e invece se è una cosa veramente importante faccio una stellina ed è la mia priorità. Questa praticamente è la mia leggenda e la utilizzo per tutto l'anno. Ormai è un po' che faccio questo metodo, uso questo metodo e mi trovo davvero bene. Vi faccio vedere una pagina che ho realizzato praticamente adesso, perché comunque è una pagina finta, non è ovviamente vera, anche se è della settimana in corso, perché io ho all'interno i ricambi di Filofax, ma ho stampato dei ricambi diversi, che sono questi, che mi piacciono molto di più. Uno perché sono su carta bianca, diciamo, e due perché sono un po' più semplici, non hanno il giorno scritto in 287.000 lingue, mi occupano meno spazio, più semplici, più lineari, e li vado a decorare ovunque. Con i flag, ad esempio, con queste freccettine appunto di post-it, io vado a mettere ad esempio le serie televisive o le cose che possono cambiare nel tempo e di cui non sono effettivamente sicura, e quindi non vado a scriverle direttamente sull'agenda, ma vado a mettere dei post-it. E come post-it a me piacciono tantissimo o le freccettine o questi qui di Molang. Molang è il mio idolo dell'agenda, diciamo che è tutto dedicato a lui, e è questo personaggino carinissimo. Questi sono dei post-it che ho acquistato su Etsy e che mi piacciono tantissimo, e praticamente utilizzo per la maggior parte questi. Vi faccio vedere appunto la pagina, spero riuscirete a vederla perché ho utilizzato dei colori un po' chiari, e vabbè. Praticamente niente, è semplicemente scritta come una pagina praticamente reale, che poi non è che cambia tanto da quelle delle pagine vere. Scrivo quello che faccio, i miei pensieri, segno sempre i giorni e le modifiche, cioè dei miei turni e le varie modifiche, nel senso che se devo rientrare al lavoro segno che turno ho fatto realmente. E poi io mi segno sempre le serie televisive. Io sono una serie televisive addicted, cioè sono malata di serie televisive, ne seguo davvero tantissime, e segno quelle che ho guardato piuttosto che i film, o se ho letto magari metto appunto lo sticker della lettura. Qua ad esempio sono andata al bowling, quindi ho deciso di fare questa greca, i doodles, quelle che vengono chiamate così, le grechine, i disegnini, il sushi, anche qua, carinissimi, cioè io mi diverto tantissimo, è un modo per rilassarmi, cioè io fine serata mi metto lì, mi segno le cose che ho fatto, oppure segno gli appuntamenti, tipo il dentista alle ore 16, lo segno in questo modo. Ho sempre un tema della settimana, o comunque della metà settimana, diciamo. Ad esempio qua è sui toni dell'azzurro, e quindi ho scritto tutto sui toni dell'azzurro. Non sono malata, io sono la persona più disorganizzata del mondo e più disordinata, ma questo mi rilassa, mi fa stare bene, non lo so, mi piace. Appunto, vi dicevo, il dentista è un appuntamento che ho già fatto, sono già andata, e quindi
l'ho cerchiato e l'ho colorato in modo tale da far capire che questa è una cosa che ho già fatto, mentre invece chiamare per l'appuntamento dall'estetista è una cosa rimandata, quindi andrò poi a lunedì, perché ovviamente sabato e domenica era inutile chiamare, e segnerò la stessa cosa, chiamo appuntamento per estetista, in modo tale che mi devo ricordare di farlo, e così sarà sempre se lo rimando, insomma. Aggiungo poi sempre, oltre agli sticker così, anche dei post-it con le spese della carta di credito, cioè il giorno della per le spese della carta della credito, a debito, scusate, della carta di credito, segno quant'è, in modo da avere sempre un colpo d'occhio, e ogni volta vado ad aggiornarlo quando faccio degli acquisti online, anche perché anche lì shopping compulsivo, shopping online compulsivo, e uno non si rende conto dei soldi che vanno. Ma questa è un'altra cosa, perché voglio farvi vedere più nello specifico anche il metodo che utilizzo io per cercare di risparmiare, perché io non sono una risparmiatrice, sono una mani bucate, però ho deciso che il buon proposito di quest'anno è cercare di risparmiare un pochino. Quindi questa è una mia pagina tipo. Poi l'agenda invece è organizzata in questo modo. Ho realizzato dei divisori, o meglio, questi sono stati fatti tutti da Mattia, l'impaginazione li ha fatti tutti con Photoshop, gli ho dato le immagini, le dimensioni e le ha fatte tutte lui. E sì, lo so che volevi una menzione per questa cosa. Bravo. E niente, ho deciso di mettere dei divisori sia in questo modo che anche alti, diciamo, sia laterali che alti, perché allora le categorie laterali sono info, dove ho all'interno le mie password e anche le scadenze, ovviamente le salto, ma vi faccio vedere, non so, ad esempio le scadenze, tanto non ho nessun problema, assicurazione, bollo, tagliando, revisione, eccetera, piuttosto che anche la benzina, segno sempre la benzina e segno più o meno quanti chilometri faccio con il pieno o con i tot di soldi che ho messo in punto per la benzina. Vado a resettare ogni volta i chilometri fatti, diciamo, e quindi più o meno mi segno quanto spendo per avere un'idea, ecco. E poi appunto partono l'altra categoria, che sono i to buy, che è quella praticamente più che occupa la maggior parte dell'agenda. Tutte le cose che mi piacerebbe avere o che vorrei comprare, ecco, le segno sempre, e questa è la categoria che ho suddiviso in altre sei categorie in verticale, aiuto, sì, e qua appunto questa è la categoria food, cioè le cose che voglio acquistare, di cibarie, insomma. Poi ho la categoria poi ho la categoria fashion, cioè le cose di moda, cioè quindi anche qua, non so, il cappotto nero, gli stivaletti, alcune cose che magari vedo, non so, da altri in altri canali, così, allora magari mi dico, cavoli, quella ragazza lì ha un maglione bellissimo, leggo nell'info box, è un maglione di Zara, me lo cerco, lo segno, magari metto il prezzo oppure metto l'articolo, così, e so che è un articolo che mi piacerebbe prendere. Stessa cosa per home, anche qua segno le cose che mi piacerebbe avere per la casa. E poi vabbè, c'è la mia parte, una delle mie parti preferite, stationery, quindi la cartoleria. Questo è Molang, è sempre lui, sempre il mio amato Molang, e ho cercato appunto le immagini, ho creato questi divisori e ho messo invece l'etichetta qua sotto. Qua appunto avevo creato anche delle wishlist, sempre scaricandole, un pochino più particolari, cioè fatte in questo modo, però star lì a ritagliarle così, alla fine ho preso dei refill appunto, questi non sono della Filofax e mi piacciono di più, sono della Intempo, che ha gli stessi lo stesso formato di una personal, e appunto ho segnato le cosine che voglio prendere, AliExpress, Fieldisa Shop, tutte cose riguardanti la cartoleria. E poi invece c'è beauty, la categoria beauty, anche questa è molto ampia perché l'ho divisa, l'ho suddivisa anche questa in diversi fogli, cioè smalti, e ho segnato gli smalti che vorrei prendere. Ovviamente questo è negli ultimi 2 mesi, perché avevo un'altra agenda e quindi non sono stata ancora lì a riportare tutto. Queste sono le ultime cose, viso piuttosto che appunto occhi, per i capelli, che invece ho già delle cosine da segnare, mi sono dimenticata, skin care, e poi per adesso basta, credo. E poi Adore, dove segno, ad esempio, ho segnato tutti la Christmas gift, tutti i regali di Natale che ho fatto. Questa appunto era la parte
to buy o la wish list, mettiamola così. Poi ho segno sempre le serie televisive. Questo carinissimo, Mulan Gray lassato, cioè troppo bello. Tutte le serie televisive che seguo, e sì, è vero, sono tantissime, me ne rendo conto. E praticamente ho tutte le serie televisive e i film che vorrei vedere. Per le serie televisive metto appunto la stagione, il numero di episodio che devo vedere, piuttosto che metto appunto la doppia barretta se sono terminate. Per i film invece segno i film che mi piacerebbe vedere, poi appunto li coloro, coloro il cuoricino se l'ho già visto. Idem per i libri, anche qua segno dei libri da prendere, adesso col mio Kindle è ancora più semplice perché li riesco a trovare in modo molto più facile. Poi ho la sezione YouTube, che è la sezione dove inserisco tutte i video che faccio e le varie, non saprei neanche come definire, le varie dritte per i video, magari no, per quanto riguarda i promossi segno i vari prodotti in modo da ricordarmeli. E poi ho una pagina dove ho segnato dei blog che mi piacciono molto, perché io sono una che segue molto anche i blog, e anche qua li ho divisi per blog che parlano di luoghi, che parlano di moda, di make up, e li ho colorati in modo diverso. Anzi, se avete dei consigli su dei blog o dei canali YouTube che magari non conosco, scrivetemeli qua sotto. Per ultima, il Mulan con la Vespa sta a significare i viaggi, travel, e il mio prossimo viaggio sarà la truccheria, perché ho prenotato finalmente il corso che mi ha regalato Mattia per Natale, e quindi ho segnato tutti gli orari dei treni, e dell'albergo, eccetera, eccetera. Per ultimo è il mio turno, questo è il mio turno di lavoro che tengo sempre a portata di mano perché, appunto, come vi dicevo, non è mai poi così regolare e quindi devo sempre averla a portata di mano. Vi faccio vedere per ultimo le cose che utilizzo per l'agenda. Quindi come pennarelli utilizzo questi della Titler, qualcosa di simile, i 3 Plus Fine Liner, che sono i pennarelli a punta fine praticamente, li ho di tutti i colori, ho preso un set su Amazon da 30, quindi li ho veramente di tutti i colori e mi trovo molto bene. Mentre invece per scrivere le cose che poi magari voglio cancellare uso le Friction, che sono le matite cancellabili, le penne, scusate, cancellabili, che hanno fatto anche di altri colori oltre che i classici nero, blu e rosso, e sono comodissime, queste si cancellano davvero benissimo, non lasciano sotto come le Replay, che invece sono, lasciano un po' sempre l'inchiostro, ecco. Quindi queste sono le cose che ho utilizzato. Ok, quindi questo era il video sull'agenda, spero che vi sia piaciuto. Voglio farvi invece a seguire il video sulla contabilità, perché voglio farvi vedere come organizzo le mie spese, ecco, dove le segno e come le segno, perché prima utilizzavo una Apex A5 e quindi avevo dei refill per la 5. Ora non ho voglia di acquistare dei refill per questa agenda che comunque è già bella cicciotta, e ho preso, anzi Mattia mi ha regalato il Kakebo, sapeva che lo volevo. Quindi è un libro dei conti di casa che voglio mostrarvi in un video a parte, e voglio anche mostrarvi i refill per come li utilizzavo. Quindi ve lo girerò dopo questo video, lo vedrete però a questo punto giovedì. Noi ci vediamo quindi nel prossimo video, un bacione, ciao!